Oggi ho avuto una pazza idea. Ultimamente sto girando sempre di più per farvi scoprire sempre più cose. Ed è esattamente quello che faremo anche oggi. Da appassionato non solo di calcio ma anche di Formula 1, la prima volta che sono stato in un circuito di Formula 1 ho notato che al suo interno era presente uno stadio. E così ho pensato che fosse arrivato il momento di andarlo a scoprire, conoscerlo e raccontarlo a voi. Ma di quale città sto parlando? Adesso ve lo dico. Benvenuti a Imola! Quello è l'autodromo di Imola. Dobbiamo andare esattamente lì. Ecco ragazzi, praticamente questo è l'autodromo di Imola. Ma perché siamo qua? Perché come vi dicevo, quando sono stato qua per la prima volta, comunque è bellissimo questo posto, ho notato che al suo interno, esattamente nel parco delle acque minerali, c'è una curva, no? Le acque minerali, c'è uno stadio. E quale stadio è? Quello dell'Imolese. Infatti oggi c'è Imolese-Trapani, semifinale di Coppa Italia di Serie D, e noi siamo qua per quello. Intanto però scopriamo che praticamente in macchina stiamo passando dove c'è l'ingresso dell'autodromo. Infatti come vi dicevo è dentro, quindi cioè noi stiamo entrando, guardate, e là praticamente c'è il rettilineo dove c'è la partenza, e quindi noi siamo esattamente dentro. E visto che ci siamo, torniamo un attimo indietro in realtà, perché proviamo a entrare e vederlo da più vicino. Io l'ho visto tutto pieno con le persone quando c'è il Gran Premio, ma ve lo voglio far vedere anche a voi. Ecco, praticamente questa, come vedete ci sono i semafori e qua c'è il rettilineo. Queste sono le tribune e lì ci sono i box, praticamente lì dove c'è quella torretta con il simbolo Ferrari in alto. Queste sono le tribune, chiaramente chiuse ovviamente perché non c'è il Gran Premio. Proviamo ad andare un attimo più in giù, vediamo se si vede. Proviamo a scendere al volo, ragazzi, dai, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Questa è un'altra tribuna, come possiamo vedere laggiù c'è il passaggio anche per poi andare a piedi e raggiungere altri punti della pista, e poi qua la parte del rettilineo con il traguardo che vi dicevo. Chiaramente però noi non interessa questo punto della pista, perché dove dobbiamo andare noi? Da un'altra parte. Quindi ripartiamo e raggiungiamo lo stadio dell'Imolese. Allora ragazzi, ci siamo, dietro di me praticamente c'è lo stadio dell'Imolese, ma ci arriviamo. Prima entriamo praticamente nel parco delle acque minerali dove è presente lo stadio per andare a vedere la pista, perché come ho detto lo stadio è dentro la pista. Già l'abbiamo visto che siamo all'interno del perimetro dell'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola, però c'è un pezzo ancora più vicino allo stadio della pista e lo andiamo a vedere. Allora, come vedete lo stadio è là, quella è la tribuna principale, e basta spostarsi un po' lì abbiamo l'autodromo. Allora ragazzi, andiamo a vedere l'autodromo visto che ci siamo. Chiaramente da qua non si vede tutto, però come abbiamo detto questa è l'unica pista praticamente al mondo dentro un circuito di Formula 1. Almeno credo, perché io ho provato a cercare ma non ho trovato altri stadi all'interno di piste di Formula 1. Sì, c'è per esempio quella in Messico, però è uno stadio diverso e praticamente lì non è dentro il circuito, ma è il circuito che poi passa dentro lo stadio. Lo stadio viene smontato. Questo invece è uno stadio fisico che è sempre dentro il circuito. In realtà questo è il parco delle acque minerali. E praticamente se noi osserviamo questa curva, è quella che praticamente molti conoscono per anche quello che è successo a Senna. Infatti laggiù praticamente c'è il monumento dedicato ad Ayrton Senna, e questa è quella che poi nel tempo è diventata la variante Tamburello, perché prima non era così, lo sappiamo, poi dopo quell'incidente lo è diventato. Però la cosa curiosa secondo me è che praticamente in realtà lo stadio esiste prima della pista, ok? Quindi la pista è stata costruita dopo, perché lo stadio nel 1934 è stato inaugurato, mentre la pista praticamente il primo mattone, chiamiamolo così, è stato costruito, più che costruito, è stato messo nel 1950, mentre l'inaugurazione vera e propria è avvenuta nel 1953. Quindi capite che lo stadio c'era già prima, e poi quello che è stato il cambiamento della pista nella variante Tamburello, in un certo senso ipotizzo, può anche essere stato, diciamo, limitata a livello di larghezza. Questo, ripeto, ipotizzo, è una cosa che posso pensare, no? Dico, perché c'è lo stadio esattamente di fianco. Cioè se noi vediamo, questa è la pista e praticamente ci sono, boh, forse sì, no, 5-10 metri neanche, e poi lì ci sono i cancelli dello stadio, quindi capite che non avrebbero potuto allargarla più di tanto. Poi ripeto, sto ipotizzando, non so se sia andato esattamente così, perché magari non volevano comunque allargarla, non lo so. Però comunque è una cosa secondo me curiosa, e beh, è una pista storica ed un punto della pista sicuramente che molti ricordano a malincuore, però è un punto storico. E quindi una volta qua ovviamente, cioè, non potevamo non passare nel monumento di Ayrton, luogo
molto molto particolare, l'abbiamo detto. Allora, la pista l'abbiamo vista, tra l'altro in questa pista ci ho corso pure io, però sono dettagli. Adesso è il momento di entrare dentro lo stadio. Quindi, dal primo tour della pista andiamo proprio dentro lo stadio dell'Imolese, Romeo Galli. Quindi, assaggino del campo, entriamo e ci godiamo tutto da più vicino. Comunque, a primo impatto mi piace tanto questo stadio. Ok, piccolo, possiamo dirlo, chiaramente fa la serie D, però è molto bello a livello di colori, perché abbiamo le tribune secondarie come questa, oppure quelle ai lati della tribuna principale, ma la tribuna principale, tra l'altro con i colori rosso e blu del Imolese appunto, e la pista di atletica, per quanto spesso diciamo la pista di atletica allontana, si vede di meno, ok, però hanno un impatto a livello di colori incredibile, è veramente veramente molto molto bella. Allora, nel frattempo ragazzi, guardate cosa è arrivato, la maglietta home dell'Imolese, la striscia rosso e blu, i colori sociali dell'Imolese sono rosso e blu, davvero molto molto carina, e come dicevo appunto è identica a quelli che sono i colori della tribuna Serie D, oggi ripeto Coppa Italia della Serie D. Una particolarità è l'inserto del grifone che va a riprendere quello che è lo stemma dell'Imolese, quindi il grifone che troviamo lì. E altra piccola curiosità, non solo sulla maglia ma sull'Imolese, mi è appena stato detto che l'inno che sentiremo poco prima della partita viene chiamato appunto grifone, quindi non troviamo il grifone solo nello stemma, solo nell'inserto nella maglia, ma anche nell'inno prima dell'inizio della partita. Mi correggo, grifone rosso blu. E poi ho un'altra cosina da farvi vedere, la maglia da trasferta, molto molto bella anche questa, forse per gusti miei personali ancora più bella della home, e ha un qualcosa di particolare che è praticamente l'inserto che troviamo, la grafica della maglietta che rappresenta la mappa di Leonardo da Vinci fatta per Imola, quindi quella che troviamo, questo grigio praticamente che vediamo, rappresenta questa mappa. E poi chiaramente ritroviamo i colori sociali, il rosso e il blu con il grifone, classici dell'Imolese. Allora, abbiamo visto le magliette, molto molto belle, molto significative, mi piacciono quei dettagli che hanno, quelle cose che riprendono la storia dell'Imolese. Adesso stanno per entrare i giocatori, poi ci godremo un po' il riscaldamento, andiamo a prendere il nostro posto che sarà in tribuna là, concludiamo il giro e ci vediamo in tribuna, scopriremo cosa si vede dal nostro posto in questo stadio. Anche perché una volta che prendiamo e ci sediamo nel nostro posto, sono curioso di vedere una cosa, voglio vedere se da là si vede la pista. Chiaramente se ci fossero le macchine a correre sentiremmo il rumore, però non ci sono, quindi possiamo solo vederla e vediamo insomma se da lassù si riesce a vedere, perché è praticamente qua dietro. Qua intanto abbiamo anche le panchine che poi sono chiaramente a bordo campo. Andiamo a prendere il nostro posto. Allora, posto preso, devo dire che da qua si vede molto molto bene, poi è coperto, mi piace veramente anche i colori dei seggiolini, come dicevo sono belli, quindi secondo me da qua possiamo goderci la partita come si deve. E poi altra cosa che mi è piaciuta è che comunque lo stadio è facilmente raggiungibile, anche in macchina possiamo avvicinarci, trovare parcheggio. E poi una cosa in più è che magari chi è appassionato di Formula 1, come dicevamo, essendo che c'è il circuito attorno, abbiamo la possibilità, magari visto che nei Gran Premi per esempio possiamo non venirci, di vedere il circuito. Ora però aspettiamo l'ingresso dei giocatori e poi ci vediamo in mezzo. Incredibile, tanta roba, ma tanta roba anche l'atmosfera sia dei tifosi di casa ma soprattutto di quelli ospiti. Atmosfera incredibile, ripeto, gol fantastico, 1-0, vediamo come va. Allora ragazzi, siamo anche entrati in campo qua a fine primo tempo, partita bella, mi sta piacendo, l'atmosfera ripeto è fantastica, gran gol come ho detto prima, adesso ci godiamo questo secondo tempo, però cioè guardate, adesso non è pieno, ok, perché la gente è andata un attimo in bagno, cosa fare, però è piena quella tribuna e credetemi che si sente da lì, vedere tutte le persone che cantano, che sostengono la squadra, si sente ed è bello, anche per i giocatori immagino che sia un'atmosfera incredibile. Ora ci godiamo il secondo tempo e poi vediamo come va. Solo un'ultima cosa, ho provato a vedere se si vedesse la pista da là e non si vede in realtà, si vede giusto le recinzioni, però la pista in sé non si vede. Dai, adesso godiamoci il secondo tempo. È 1-1, segnato l'Imolese ragazzi, atmosfera incredibile. Quindi,
Ragazzi, è finita così con il gol allo scadere. Insomma, è stata davvero una bella esperienza. Su questo nulla da dire. Abbiamo visto un nuovo stadio, l'abbiamo conosciuto, abbiamo scoperto la storia del Imolese. Per il resto, davvero, mi sono divertito. Io mi auguro che possa avervi fatto scoprire una cosa nuova. Siamo stati per la prima volta, probabilmente nell'unico stadio dentro un circuito di Formula 1. Ero molto curioso di vederlo. Devo dire che ha provato. Poi questa particolarità che ha lo rende ancora più speciale. E quindi niente, io ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti altre esperienze che vi piacerebbe vedere. Io vi invito a lasciare mi piace al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi nuovi contenuti. E noi, con il campo qua, vi dico che ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. O comunque il fatto che ci sia la pista è veramente, veramente figo.